stato decretato in base che i residenti in Puglia non possono più venire in Sicilia neanche per le vacanze. Dovete stare in Puglia, siete rilagati nella vostra bellissima isola. No, no, è quello che sta succedendo, infatti stiamo interessando il governo regionale di questa scelta, perché non si capisce cosa è successo in pratica. Perché l'osservatorio ha detto di fare la partita, basta che è organizzata. Infatti. E stamattina con la società del bar la stavamo organizzando. Infatti. Qua siamo in attesa di questa festa che si aspetta di 24 anni. Dopo 24 anni il bar è andato in Serie A 24 anni fa e noi siamo riusciti miracolosamente a salvarci in Serie B. Per cui noi stiamo aspettando i baresi che sono nostri amici con assoluta serenità e una festa per la Ceriale, perché siamo la Ceriale comunque è una città che ha avuto delle tradizioni sportive importanti. Oggi è arrivata questa doccia fredda inaspettata, e è assolutamente incomprensibile, più che inaspettata è anche incomprensibile, perché come si fa a limitare a una tifoseria come quella del Bari il numero di 50 persone quando non c'è nessun tipo di motivo e non c'è nessun tipo di pericolo? Se il problema è il traghetto, allora noi riteniamo anche la scuola, noi siamo pronti a non scendere neanche in campo da media, perché noi non c'è motivo più che facciamo sport. Chi è in Sicilia non vorrà andare, perché noi ogni domenica dobbiamo andare fuori dalla Sicilia. Il senso di fare sport qual è? L'essenza del sociale per cui noi facciamo lo sport qual è? Certo. Di fare incontrare le comunità, di divulgare il messaggio positivo che il calcio vuole dare. In una situazione dove non c'è nessun pericolo di violenza per le tifoserie. Certo, ma tra l'altro i tifosi avevano già acquistato i biglietti online, alcuni tifosi. C'è gente che ha acquistato il biglietto online, ma oltre il fatto che hanno acquistato il biglietto online, la nostra biglietteria di Bari, potremmo acquistare i biglietti in tribuna, in tutti i posti, e fondare qua 3.000, e c'è anche 300-400 persone che fai poi, non li faccio sedere in tribuna. Non è che noi abbiamo un sistema con i tornelli, col codice fiscale, noi abbiamo 4.500 posti che sono vendibili in tutta Italia attraverso il nostro circuito. Il settore ospiti che capienza ha da voi? 500 posti. Quindi in teoria adesso con lo stadio agibile, abbiamo lo stadio noi che possiamo fare la Serie C tranquillamente. C'è anche un passo in questo, cioè noi diciamo c'è un passaggio che non riusciamo a capire, perché fanno riferimento a che abbiamo sentito le società, a noi non ci ha contattato nessuno, noi non abbiamo niente. Noi ci è arrivata oggi una doccia fredda. Il problema che si pone adesso è che chi ha acquistato i biglietti online verosimilmente si presenterà lo stesso domenica. Che fa? Che si fa in quel caso? I biglietti li possono comprare le persone. Perché le molte persone che vanno non compreranno le sottore per il tribunale laterale. Cosa fanno? Io non le faccio entrare? Certo. Io non è che noi gli domando il documento all'ingresso, noi non abbiamo un sistema di tornelli. Per cui era meglio organizzare la trasferta e quindi come si stava facendo. È gravissimo, perché c'è anche un fatto politico nazionale, perché poco fa stiamo interessando il governo regionale, l'assessore delle infrastrutture. Noi, allora il problema, se c'era il ponte, questo problema non succedeva. Cioè il paradosso è che se la Sicilia avesse avuto il ponte sullo stretto non c'era questo problema, perché a prescindere dalla partita è grave il messaggio sociale che si lancia alle comunità. È discriminatore nei confronti dei pugliesi questa vicenda. Ma perché questa estate quando un pullman viene a fare la vacanza in Sicilia cosa succede? Non può passare la Messina? Assolutamente, l'osservatore è stato chiaro, basta che si organizza la partita. Infatti stamattina abbiamo aperto il punto vendita a Bari, abbiamo fatto i biglietti. Cioè, a parte che qua c'era una grande festa preparata per ci credo, il Bari, ci perché, credo. Perché noi ricordiamo 24 anni fa, noi ricordiamo benissimo quelle immagini, con certo. Una grande festa, attenzione nazionale. È il problema della continuità territoriale che non viene garantita, perché se tu mi dici che io non posso fare la partita perché a Messina possono succedere problemi, ma allora, ma scusi, ma di che cosa stiamo parlando? Allora quando una macchina viene dalla Puglia in Sicilia a fare le vacanze o a vedere un concerto al palazzetto che ci può essere il Baglione, ma allora chi è? Si deve spaventare a venire? Certo. È una cosa, il messaggio è molto negativo. Cioè qua infatti sta succedendo, perché se c'era un problema di forzerie poteva essere giustificato, ma qua non c'è nessun problema. Qua c'era una festa preparata di accogliere De Laurenti, Filbari, i tifosi, i giornalisti, perché noi siamo da sempre storicamente una squadra accogliente.